hundreds of graves in Lampedusa Cemetery, one in particular stands out. Abbiamo cantato qualche canto in memoria di Gwelela. It's the grave of Gwelela, a teenage girl from Eritrea who died on a boat from severe burn injuries caused by the mix of fuel and salt water. Father Zambito received a picture of her from her cousin in Norway. He then honored his request to organize a burial ceremony. Abbiamo pregato insieme persone cattoliche, persone protestanti, ed erano presenti a quel momento anche altre persone di nessuna religione, proprio per dichiarare la comune umanità, la comune sofferenza e il desiderio che queste tragedie non succedano più. On Lampedusa there's no separate cemetery for migrants. People who die trying to reach the island are buried among the Lampedusa's inhabitants. Un uomo di età probabilmente di probabile origine subsahariana. It's our responsibility to pay respect for those unnamed, says Father Zambito. Né c'è distinzione fra i cattolici o i musulmani. Riteniamo che questa ricerca di vita e di felicità che tutti ci accomuna, ci mette insieme, ecco, non possa distinguersi neanche con la morte. Quindi quando poi arriva la morte, noi prendiamo tutti consapevolezza che siamo tutti un'unica realtà. Father Mingo Zambito makes sure all those buried here receive the dignity they deserve. He says this is typical of the warm sense of community on the island. Local parishioner Vincenzo has even made crosses for each person buried here. But for each of those graves, there are many lives that have been lost without a proper burial. That number includes the hundreds who died in Lampedusa's worst boat disaster in 2013. Like many here, that's something Father Zambito struggles to come to terms with. Quando soprattutto ho visto i morti del 3 di ottobre, non sono riuscito ad elaborare nessun pensiero, e a distanza di 3 anni non riesco ad elaborare un pensiero di comunicazione.